voluto dedicare questa mattinata, questa giornata a Molise, a Campobasso, perché mi sono dato l'obiettivo che stiamo perseguendo un po' su tutto il territorio nazionale, insomma, di visitare i territori per coglierne anche quelli che sono le richieste, le aspirazioni, ovviamente per la parte che mi riguarda come ministro dell'Interno. Quindi lo dico questo perché non è da annettere a questa mia presenza qui e alla riunione del Comitato per l'Ordine Pubblico che abbiamo svolto, e non, come dire, valutazioni della presenza di fenomeni acuti, emergenze, ma semplicemente il desiderio di venire qui, raccogliere quelle che sono appunto le analisi, le aspirazioni delle autorità territoriali. Quindi ringrazio l'attenzione, premesso al vice sindaco che ha partecipato, ma anche al presidente della regione per essere qui, a testimonianza anche del suo interesse. Del resto questa visita parte anche proprio da un incontro che ebbi col Presidente della Regione che mi sollecitò questo tipo di attenzione al territorio. E abbiamo fatto una riunione, devo dire, molto proficua, sulla quale, poi vi rimetterò le vostre domande, sulla quale abbiamo fatto un'analisi di quelle che sono le caratteristiche dei temi della sicurezza, della tenuta dell'ordine pubblico, della presenza anche qui di fenomeni di criminalità, in qualche modo indotti anche da presenze e provenienze da province e regioni contermini. È stata una riunione per me molto interessante perché immagino anche di mettere in campo qualche azione che possa dare un senso, che queste riunioni non le facciamo solo per dare un privilegio al momento. Detto tutto questo, è non la promessa, ma l'assicurazione che do al Presidente della Regione, al Vice Sindaco, che rispetto agli elementi che abbiamo raccolto, devo dire che c'è stato un contributo molto importante anche dei rappresentanti dell'autorità giudiziaria. Alla riunione c'era sia il procuratore generale che il procuratore di Campobasso, il capo anche della DDA. Anche rispetto alle indicazioni che ci hanno dato loro, credo che adotteremo qualche misura e qualche intervento che cercherà di fare in modo, insomma, di preservare questo territorio da alcuni fenomeni che ne minano un po' la tradizionale caratteristica un tempo di territorio sicuro, fondato su un vivere civile molto responsabile, consapevole, insomma, una tenuta complessiva del sistema, che non è che sia venuta meno, ma come qualcuno ha detto, nel territorio nazionale isole felici a priori non esistono più, non dobbiamo considerarne più, perché non dobbiamo sottovalutare nessun fenomeno, e quindi anche i piccoli grandi problemi di cui abbiamo parlato oggi saranno oggetto di massima attenzione da parte mia. Questo è in larga massima, poi se non so se volete dire voi qualche altra cosa, sentiamo le domande. Ovviamente le caratteristiche dell'argomento e di quello che si sta facendo sconta qualche elemento di riservatezza, per cui mi consentirà di non rispondere nel dettaglio alla sua domanda, ma le garantisco che c'è la massima attenzione di tutte le istituzioni, della prefettura, per quello che le compete, e che potrebbe essere anche che a breve, insomma, sarà poi visibile attraverso alcune iniziative che verranno prese, però c'è grande attenzione rispetto a questi che sono fenomeni anche tentativo di condizionamento anche dei circuiti economici territoriali che sono originariamente sani, ma che evidentemente, abbiamo detto, queste vicinanze anche geografiche, quindi anche provenienze, insomma, da fuori regione, fanno sì che, insomma, possa essere scelto come territorio prediletto per poter operare anche l'inquinamento dell'economia territoriale. Quindi è un tema, è stato affrontato, c'è la massima attenzione della prefettura e quindi rassicuro su questo. Voi avete visto che nell'assegnazione che abbiamo fatto di recente di contingenti dei militari strade sicure, Campobasso non ne è stata beneficiaria, ma perché in realtà, dato anche il contingente ristretto, vengono da noi preferibilmente destinati a contesti un po' diversi da questo, non più o meno importanti, ma diversi. Solitamente poi svolgono attività, ad esempio noi c'è tutto un progetto sulle denominato stazioni sicure nei luoghi di grande concentrazione di persone, quindi essenzialmente soprattutto sui grandi capoluoghi delle aree metropolitane o luoghi simili. Quindi qui invece però abbiamo fatto un'analisi molto seria su alcuni fenomeni a cui lei ha fatto riferimento. Ad esempio, per quanto riguarda i furti, è stato efficacemente detto che uno dei fenomeni che ha un po' angustiato negli ultimi anni è stato quello dei furti in appartamento, nei furti nelle abitazioni. Su questo, anzi, voglio dare atto, il questore ha rappresentato come i servizi che stiamo facendo, la trasposizione qui di servizi anche ad alto impatto, di pattugliamenti
quindi la prevenzione ha fatto sì che ci sono dei dati significativi che la questura darà che sulla decrescita di questo fenomeno.